siamo qua per protestare il grano che sta arrivato stamattina, 60.000 tonnellate di grano qui al porto. Da dove? Al Canada. Abbiamo arato, abbiamo fatto, abbiamo seminato. Stessi, Lucano! Non c'è la rata. Non c'è la rata. Ma non c'è! Questi agricoltori italiani sono in guerra e l'hanno dichiarata qui, all'uscita del porto di Bari, bloccando questi camion. Camion che portano grano canadese, meno sano di quello italiano. Eppure è con questo grano che si fa la pasta che mettiamo in tavola. Guardate quella nave, è arrivata 3 giorni fa nel porto di Bari e sono 72 ore che sta ininterrottamente scaricando grano duro che andrà a finire nella nostra pasta. 50.000 tonnellate di grano, tanto trasporta questa nave partita da Vancouver in Canada. Molto più di questa infinita distesa di grano in provincia di Foggia, da 3.000 anni granaio d'Italia. Quando arrivano 150.000 tonnellate di grano al porto di Bari, il granaio d'Italia è il porto di Bari, non è più il tavoliere delle Puglie, la sostanza è questa qui. O arriva il grano dall'estero e basta il prezzo italiano. E poi loro dicono che il grano, la farina è italiana, è bugia, è bugia. È migliore il grano italiano o quello canadese? Quello nostro. Perché? È perché non facciamo più i trattamenti che fanno quelli. Mettono i farmaci per fare proteine, invece noi no. Il seccatutto? Sì, bravo, l'avete detto lei del seccatutto. Il glifosato. E lo mangiamo noi. E non è giusto. E tutti con tumori stiamo in tutta Italia. Tutti con tumori. Quello che dice Franco Schiavarelli, agricoltore di Altamura, ha del vero. I canadesi, primi produttori di grano al mondo, non possono contare sul sole per far imbiondire le spighe. Quindi usano il glifosato, diserbante noto come seccatutto, per farlo maturare chimicamente. Questo procedimento dà un grano ad alto contenuto di proteine e di glutine, molto ricercato dai pastifici industriali. Ma è proibito in Italia, dove si teme che il glifosato provochi il cancro. Uccide letteralmente il grano, facendolo quindi maturare prima, solo che purtroppo il grano risulta irrimediabilmente inquinato proprio da questa sostanza. Ma nel grano canadese c'è anche un altro contaminante, una micotossina chiamata DON. E qui c'è un altro paradosso. In Canada il limite massimo di DON per il consumo animale è 1000 parti per miliardo. In Europa invece un regolamento comunitario fissa a 1750 parti per miliardo il limite per il consumo umano. Significa che quello che non può mangiare un maiale canadese lo può mangiare un cittadino europeo. Purtroppo è una tragica realtà, è così. Saverio De Bonis è presidente di una piccola associazione di produttori e consumatori. Insieme a lui segue un camion che trasporta grano nell'entroterra pugliese. E da dove viene sto grano? Questo è canadese. Per portarlo dove? Al famoso siamo andati. Forza! Grano italiano! Ma quando mai? Il camion termina la sua corsa qui, in un'enorme struttura di importazione e di commercio. E poi da quei magazzini dove vanno a finire? Vanno a finire nei mulini, i mulini miscelano questi grani stranieri con i grani locali, perché in questo modo, diciamo, si riducono. Fanno un mix accettabile. Fanno un mix accettabile. Ma quanti contaminanti rimangono poi nella pasta? Grano Salus ha preso 8 pacchi di spaghetti e li ha analizzati. Abbiamo trovato glifosato positivo e abbiamo trovato anche DON positivo. Su 2 marche di pasta abbiamo notato che i limiti previsti per i bambini al di sotto dei 3 anni erano sforati. Se fosse stato usato grano italiano, le tracce di glifosato e DON sarebbero state praticamente 0. Invece le analisi hanno trovato residui e in 2 casi su 8 quella pasta poteva essere mangiata dagli adulti, ma non da bambini al di sotto dei 3 anni. Però i consumatori non sono informati di questo dato. E poi è anche una questione di trasparenza. Intanto scrivimelo in etichetta che è proibito per i bambini da 3 anni, magari non voglio mangiarla neanche io. E certo, e questo è il ruolo dell'informazione di Grano Salus. Questi 8 marchi di... però vi hanno passato in tribunale. E questa è la sentenza con cui il Tribunale Civile di Roma ha dato torto a Barilla, Garofalo, De Cecco, Divella e La Molisana. Le analisi sono veritiere e quindi non vanno rimosse dal web, come chiedevano invece le industrie della pasta. Oh, vabbè. Questo è tutto italiano, no? No, possiamo dire che è Puglia! Puglia! Italia, Puglia!
Questo pastificio alla periferia di Altamura usa solo grano locale, una prassi difficoltosa, ma che si sta diffondendo in molti luoghi, specie del sud Italia. Nel frattempo, però, una cosa è successa. La nave contro cui manifestava Coldiretti è stata sequestrata dalla procura di Bari, che ne sta analizzando il grano per capire quanti contaminanti contiene. Almeno per ora, a vincere è stato Franco, il piccolo e verace agricoltore di Altamura. Il piatto più amato degli italiani finisce sotto esame. Siamo riusciti ad entrare in esclusiva nel laboratorio che ha analizzato 15 marchi di spaghetti per valutarne la qualità. Se a livello nutrizionale basta leggere l'etichetta, più alto il livello delle proteine, più è buona, i risultati rivelano altro. L'azienda alimentare non può fare niente per eliminare i residui di pesticidi e di contaminanti all'interno del proprio processo di produzione. Quello che deve fare, deve accertarsi di avere una materia prima adeguata prima di iniziare la lavorazione. Quali sono i rischi per la salute, se ci sono? I rischi ci sono, ma sono, diciamo, dei rischi a lunga gettata. Ovviamente i pesticidi, lo sappiamo, sono cancerogeni e teratogeni. La scelta di non utilizzare del grano pulito è dettata da motivi economici. Ovviamente avere dei requisiti sulla materia prima costa, quindi la materia prima migliore costa di più. Su alcuni degli spaghetti analizzati sono risultati anche delle micotossine. Cosa sono le micotossine? Dei funghi che si sviluppano soprattutto su cereali, su frutta secca, ci sta anche su altri vegetali, eccetera. Il DON, ossia deossinvalenolo, è una micotossina dal profilo tossicologico poco chiaro. In attesa di capirci qualcosa di più, sappiamo che è stata riscontrata in 5 marchi sui 15 di quelli presi in analisi ed è fuori dai parametri stabiliti della normativa per i bambini, il che vuol dire che alcuni marchi di spaghetti sono per loro off limits. Il consumatore deve sapere che quando compra un alimento per adulti può non essere buono per i bambini.